Il modello di scuola senza zaino è un modello che prevede proprio questo, formare comunità ma anche cooperare, cooperare proprio nel vero senso del termine, organizzarsi, lavorare in gruppo, un gruppo cooperativo, un team, un vero e proprio team. Ed è questo, secondo me, secondo noi, a cui sono chiamati i ragazzi di oggi anche nel mondo del lavoro. E il modello è decisamente vincente. A vedere i bambini della primaria di Lozzatestino, piccolo comune della Bassa Padovana sui Colli Euganei, dove le giornate scolastiche iniziano spesso con la musica, musica dal vivo, decisamente un inizio rilassante. Ma non è questo il solo motivo. Perché la musica, ed è stato questo proprio dimostrato scientificamente, aiuta non solo a rilassarsi, ma aiuta anche a concentrarsi. Ecco perché la musica, per esempio, mentre facciamo matematica, perché la musica ha questo grande potere di togliere lo stress da prestazione. Tra l'altro abbiamo visto che all'inizio voi andate in piazza, no? C'è questa agora in cui i bambini dicono come stanno, e questo è importante perché... Questo è importantissimo perché crea comunità intanto, crea gruppo classe fra di loro e con gli insegnanti, perché se avete visto anche l'insegnante parla di sé. E io stamattina sono felice perché voi bambini avete la possibilità di fare una lezione diversa anche con l'aiuto della musica. Vietato pensare che qui la didattica non sia importante e seguita, vedere all'opera per credere, questi bimbi di seconda, quelli che in un certo senso hanno aperto la strada e fatto aderire la scuola alla rete nazionale. Ettore, allora mi spieghi, tu sei il capostazione, giusto? Sì, sono un capostazione. Se io fossi qua e dovessi fare anch'io matematica con te, come me lo spieghi, cosa mi dici? Che lo devi fare in coppia con qualcuno. Gli amici del 10, tipo un memory. Quindi non pesa tanto il vostro zaino? No, e di venerdì portiamo a casa i quaderni. Ma li fate i compiti poi a casa? Sì. Stiamo facendo un esperimento della termocamera. Siamo perfettamente convinti della validità dell'iniziativa. È chiaro che pensare di trasferire la filosofia che anima gli ideatori oggi e i ragazzi domani è un discorso sul quale tutti quanti dobbiamo essere impegnati. Lasciare la scuola da sola probabilmente non arriverebbe a tanto. Avere al fianco un istituto di credito molto attento, molto sensibile al problema, probabilmente li agevola e li mette in una condizione di tranquillità, direi quasi di sicurezza, non tanto economica quanto di condivisione del progetto. Un entusiasmo che ha convinto anche i genitori. Sono venuti, hanno lavorato con noi e lavorano, vengono spesso con noi anche in classe i genitori quando possono, facciamo delle attività in cui li coinvolgiamo anche loro. E hanno visto che questo modello propone intanto un modo per affrontare la giornata molto più rilassante, meno stressante. I bambini fanno le cose che devono fare ugualmente anche in questo sistema, perché la preoccupazione dei genitori è ma il quaderno, ma il programma, ok? Questo normalissimo. Hanno visto che questi bambini hanno imparato come gli altri bambini a leggere, a fare matematica, a fare tutte le loro attività previste dalla programmazione, previste dai programmi. Com'è essere in classe con la musica? Perché a me non è mai successo. È molto bello, ti senti tranquillo, lavori meglio. Quindi siete un po' fortunati voi rispetto ad altri bambini? Sì.